Pace a tutti, fratelli e sorelle. Ancora una volta stasera ci incontriamo insieme attorno alla parola per la nostra meditazione della sera. E io vorrei invitarvi ad aprire con me la scrittura nel capitolo 7 del libro di Isaia. Il Signore disse ad Isaia, leggo dal versetto 3, va incontro ad Acaz e digli, guarda di startene calmo e tranquillo, non temere e non ti si avvilisca il cuore. A causa di questi due avanzi di tizzoni fumanti, a causa dell'ira furente di Resin e della Siria e del figlio di Remalia, siccome la Siria, Efraim e il figlio di Remalia meditano del male a tuo danno, essi dicono saliamo contro Giuda, terrorizziamolo, apriamo una breccia e proclamiamo un re in mezzo a esso, il figlio di Tabel. Così dice il Signore Dio. Questo non avrà effetto, non succederà. Vogliamo dare gloria a Dio per questo testo che ci ricorda che subito dopo l'ascesa al trono di Acaz incombeva una minaccia su tutto il territorio di Israele. Era una minaccia che attentava in qualche modo alla sicurezza di Giuda. E questo generò un forte timore sia nel re che in tutto il popolo di Dio. La storia la potete trovare nel secondo libro delle Cronache, al capitolo 28. Ed è proprio in questo momento di grande paura, di grande angoscia, che il Signore manda Isaia. E qui voglio subito aprire e chiudere una parentesi veloce. Noi vogliamo dare gloria al Signore per tutti quei momenti di grande tristezza che viviamo, nei quali Dio si presenta. Nel caso specifico di Acaz, Dio mandò Isaia. Noi siamo testimoni che Dio invece manda il suo Spirito, che per mezzo delle Scritture parla al nostro cuore. E così Isaia andò da Acaz e gli proferì il messaggio del Signore. Guarda di startene calmo e tranquillo, perché ciò che questi due re hanno architettato, progettato, non avverrà. Isaia desidera trasmettere ad Acaz un messaggio di rassicurazione. I due re invasori non prevarranno, non ce la faranno. Il loro piano sarà annientato, distrutto. Infatti è scritto, meditano del male a tuo danno. Ma sappi che questo non avrà effetto, non succederà. Stasera vogliamo dare gloria al Signore, perché Dio viene ad incoraggiare me e voi, in questi momenti così spaventosi, dove alle volte la paura si presenta anche nel cuore dei figli di Dio, nelle famiglie, e vuole questa paura contagiarci, e mortificare la nostra fede, ridurci al niente, vuole in qualche modo calpestare la nostra dignità di figli di Dio, come se non avessimo mai conosciuto il Signore o se avessimo dimenticato addirittura i suoi precetti o la sua parola. Tuttavia Dio viene a noi stasera e ci ricorda, guarda di startene calmo e tranquillo, non temere, non ti si avvilisca il tuo cuore, perché il male che hanno premeditato a tuo danno non avrà effetto, non succederà. Sorella, fratello, famiglia, chiesa del Signore, guarda di startene calmo e tranquillo. Dio è per noi ancora oggi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. La calma e la tranquillità sono il risultato della presenza di Dio, delle parole di Dio, della fiducia in Dio. O a colui che è fermo nei suoi sentimenti è scritto tu gli conservi la pace perché in te confida. Ecco, come Chiesa del Signore, in una società spaventata, vogliamo manifestare tutto il coraggio che proviene dallo Spirito del Signore. Siamo forti, stringiamoci a Dio, stringiamoci alla sua parola, stringiamoci l'uno all'altro nella fede, nella speranza di una potente ed imminente liberazione. Vogliamo che Dio desti il suo braccio, ma nel contempo vogliamo anche noi destare il nostro cuore e risvegliarci e tornare al Signore. L'invito di Dio stasera è quello di stare calmi e tranquilli, perché il male che l'avversario ha premeditato nei nostri confronti non avrà effetto, non succederà. Vogliamo pertanto stasera unirci in preghiera e prendere quella piccola nostra fede e presentarci al cospetto del Signore, dichiarando stasera la sua parola, facendola nostra
presentandoci a Dio, dichiarando a Lui stesso le parole che Egli ci ha annunciato. Signore, tu ce l'hai detto. Tu, Signore, hai detto al mio cuore di starmene calmo e tranquillo. Tu mi hai detto di non temere e di non avere un cuore avvilito. Allora io mi fido della tua parola. Preghiamo insieme. Padre nostro, veniamo a te stasera nel nome di Gesù, a conclusione di questa piccola riflessione biblica, nella quale tu ci hai ricordato di starcene calmi e tranquilli, di non avere paure, di non farci prendere dall'ansia. Signore, ti ringraziamo perché la tua parola è sempre propizia, adatta all'anima nostra. Non c'è mai stata una volta dove la tua parola non sia riuscita a consolare profondamente il nostro cuore. Grazie perché ci hai ricordato stasera che è nella calma e nella tranquillità che vedremo la tua gloria, in un mondo così spaventato, in un mondo così preso dalla paura. Noi vogliamo distinguerci dal coraggio e dalla potenza del tuo spirito. Rimani con noi, Signore. Benedici la chiesa di Prizi e di Lercara. Vogliamo pregarti per la Sicilia, per l'Italia, per il mondo intero. Ti preghiamo in maniera particolare per la chiesa di Villa Frati. Signore, raggiungila, benedicila, prenditi cura di loro, dona coraggio all'anima loro, Signore, all'anima nostra, con piena fiducia, sapendo che nessun male si accosterà alla nostra tenda, ti lodiamo, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Fratelli, sorelle, Dio ci benedica.